Ma quali sono i doppiatori del team di supereroi più tamarro in tutta America? Io sono Ibra e benvenuti nel secondo episodio. Ehi, il primo episodio lo trovi vicino al titolo di questo video. Oggi come personaggio di base prendiamo l'animale da festa per eccellenza Baby. Non lo sto adulando, non sono neanche parole mie, parole di Dragon. Ascoltate. E qui abbiamo l'animale da festa per eccellenza Baby. Lo confesso. Visto? Ed è stato doppiato da Gabriele Patriarca, onestamente uno dei miei doppiatori preferiti. E questa è la sua voce. Ascoltate. Sì. In effetti anche io la irrito tantissimo. Deve avere qualcosa contro gli uomini potenti, mi spiego? Bene, e Gabriele Patriarca, oltre ad aver doppiato Bibi, ha doppiato anche questi seguenti personaggi. Ben Tennyson di Ben 10, Toby di Trollhunters e Racconti di Arcadia, Simba Bambino, il Re Leone, Lollo di Leo da Vinci e Roach di Super Noobs. Questa volta però vi farò sentire la voce di un personaggio che ha qualche collegamento con Bibi. E ce ne sono tre. Ben Tennyson si può trasformare anche Bibi, Roach Verde, Bibi Verde, Simba Leone. Bibi si può trasformare in leone, Toby di Trollhunters e Lollo di Leo da Vinci, anche cercando nel multiverso non troverete collegamenti, quindi decidiamo. Prendiamo Ben Tennyson, dai, che è il più conosciuto. Questa è la sua voce, ascoltate. Però mi sfugge una cosa, se tu avevi la finta bacchetta magica, che cosa è successo a quella vera? Ah, dovremmo chiedere a quel maghetto. Come vedete si assomigliano moltissimo. Se anche tu da piccola hai amato Teen Titans o qualche altro cartone generale, devi lasciare un like che sei qua, il pulsante qua alla mia sinistra. Su, e volete sapere chi è stato il doppiatore di Cyborg dei Teen Titans? E riguardo a Cyborg rispetto a Bibi e Robin, ha qualche particolarità strana riguardo al suo doppiatore. Se volete saperlo, like per la parte 3.